Vede molto bene la foglia, perfetto, sì, non capisce mai che cosa. buongiorno buongiorno agli amici di Giacomo. Siamo ritornati in diretta a Villa Carlotta. Ancora siamo qui nel bellissimo parco, adesso nella zona dove ci sono gli aceri. Tra qualche secondo la cerimonia di riconsegna della foglia d'oro di orticolario, che è questa qui, che ha in mano il vincitore Mirko Colzani. E con noi c'è Moritz Mantero, patrona di Orticolario, c'è la direttrice di Villa Carlotta, Mariangela Previtera. Allora, Mantero, intanto spieghiamo il significato di questa riconsegna che avviene con qualche, diciamo, mese di ritardo, vero? Rispetto al solito? No, beh, sì, più o meno, qualche giorno, sì. Aprile, un mese di Sì, un mese ritardo. di ritardo, sì. Prego. Allora, la foglia d'oro del Lago di Como è il premio che viene assegnato al vincitore del concorso Spazi Creativi che si svolge ogni anno a Villa Erba durante Orticolario e quest'anno Mirko Colzani, che ha vinto nell'edizione 2019, la restituisce a Villa Carlotta affinché venga custodita fino all'apertura delle porte di Orticolario 2020. Allora, che sarà? Beh, adesso ce lo facciamo raccontare. Quando sarà Orticolario 2020? Lo possiamo già dire? Dal 2 al 4 di ottobre. Perfetto, ok, benissimo. Quindi 2-4 di ottobre ci salutano in tanti i nostri ascoltatori che ci stanno guardando in questo momento, tra cui Silvia Zani che saluta il presidente Mantero, ovviamente, Una guida e preziosa di guida preziosa Orticolario. sicuramente. Ciao Silvia. Allora, facciamo la cerimonia, la riconsegna vera e propria. Beh, intanto complimenti anche a te Grazie. perché per portarti a casa questo bel premio, è un bel riconoscimento. Assolutamente, assolutamente. È un onore È un onore. aver vinto la foglia d'oro. Sicuramente per la mia età è una bella conferma che quello che sto facendo forse lo sto facendo nel modo giusto. Ho potuto dimostrare la mia passione nel creare i giardini e la passione che nutro in questo mondo. Come ti è nata la passione, Mirko? Ma da quando sono piccolo, quindi da quando mi ricordo questa passione, E poi forse grazie ai venire in un genitori. posto del genere, credo che la Esatto. passione per il giardinaggio, i Sì, gli fiori. aceri, Gli lassù. aceri sono là, Mantero, ecco, infatti, Eccoli là, appunto, lì. eccoli là. Sono lì Gli proprio aceri. per Adesso quello. lo Perché spieghiamo un attimo, facciamo prima, qui dicevo, è nata da piccolo e poi. Fin da piccolo, poi gli studi, poi ho iniziato questa avventura in proprio. Orticolario mi ha dato possibilità a 2 anni di esporre i miei C'è l'elicottero sopra di noi, adesso aspettiamo che passa l'elicottero. Ringrazio tutti i collaboratori come sempre. Quest'anno ha partecipato Attilio Ecco, Tono, presenta, bravo. che è lo scultore che ha creato l'opera nel centro del mio giardino Move and Meet, e poi Giovanni, che è sempre presente, collaboratore, bravo, appassionato giardiniere, che mi sostiene sempre. Quanti anni hai? Te lo posso Io chiedere? ho 26 anni Quindi sei quest'anno. veramente giovanissimo, Esatto. bravo, complimenti Mirko. Grazie. Di dove sei, scusami? Di Giussano, Monza Brianza. Giussano, Monza Brianza. I complimenti anche di Giuseppe, Silvia, tanti che ti fanno i complimenti. Allora, Grazie mille a tutti. facciamo la riconsegna vera e propria. Prego, ma prego. Volevamo spiegare il perché dell'acero, perché siamo qui Bravo. vicino all'acero. Perché l'acero è la pianta dell'anno dell'edizione 2020. Invece il tema è la seduzione, e quale posto più seducente di Villa Carlotta per custodire la foglia d'oro. Assolutamente sì. Va bene, allora, Mirko lo riconsegna a Grazie, Moritz grazie a voi. Mantero, e Moritz Mantero Lo affido a Mariangela Privitera affinché lo custodisca fino all'apertura di Orticolario il 2 di ottobre. Allora, io lo prendo a nome anche della Presidente, la Contessa Maria Vittoria Bianchini, che è sempre presente nelle giurie di E che Orticolario, e salutiamo che tutti. salutiamo tutti, anche perché in questo momento è più difficile spostarsi. Allora, questo premio rimarrà poi esposto al pubblico nelle sale del museo, proprio per creare questa continua Ecco, esatto, sarà vicinanza nelle sale del museo Mariangela. al piano Ok. terreno, sarà disponibile, cioè tutti lo potranno vedere. Molti mi hanno chiesto cos'è la foglia d'oro, anch'io all'inizio non lo capivo, ma si vede bene è questa, diciamo, foglia d'oro che è diciamo, stata realizzata da un esperto Sì. vetraio di Murano. Tra l'altro un Maestro. lavoro Il più straordinario, seguso. vero Mantero? Un Viene lavoro. dalla vetreria artistica Archimede Seguso e il disegno l'ha fatto proprio Gino Seguso, il figlio del famoso Archimede. Perbacco, quindi veramente un Un grandissimo. grande designer, Vabbè, appunto, certo. e maestro vetraio.
Devo dire anche che ci troviamo nella zona del giardino vecchio di Villa Carlotta, non l'avete mai visto, no. Diversi live che ci hanno seguito. Che è questa qui, giusto? E allora è un percorso sempre accessibile anche in questo periodo in cui la villa appunto offre dei percorsi a senso unico. Questa parte è una parte monumentale, un tempo c'erano molti più platani, ma una bufera dell'inizio degli anni 2000 ha dovuto riconfigurare completamente questa zona. Adesso c'è tutto a posto. Adesso è tutto a posto, come vedete. C'è una collezione di aceri giapponesi molto importante e poi ci troviamo nella zona della Fontana dei Nani, che si può vedere strada, però dall'alto. Esatto. Vai, proviamo a vederla, solo un attimo. Possiamo solo un attimo? Aspetta, ecco, possiamo far vedere anche questa qui, che è la fontana. Ah, eccola qua, perfetto, molto bene. E la fontana, questa non l'abbiamo mai fatta vedere, ok. Che è bella dal basso, ma iniziamo a vedere quello che si riesce a intuire dal sopra. I nani erano dispersi probabilmente nel parco nel periodo settecentesco, diciamo, della villa dei Marchesi Clerici, e poi è stata ricomposta in queste forme probabilmente dal duca Giorgio II. Bello, molto però bello. Ritorniamo dagli altri. Torniamo da loro e chiudiamo il nostro appuntamento qua in diretta da Villa Carlotta. E sono tanti che vi guardano, vi salutano, ovviamente fanno i complimenti, ti fanno tanti complimenti, caro Mirko. E l'obiettivo è cercare di riportartela a casa. Ma magari nei si può fare il bis, presidente. Barbara Negretti l'ha vinta due volte. Si può fare il bis, quindi bocca al lupo. Grazie mille. Riguardiamoci la bellissima foglia d'oro e infatti, ecco, come sta andando, e chiudiamo, come sta andando questa ripartenza a Villa Carlotta? Ci siamo visti proprio il giorno dell'apertura settimana scorsa. Devo dire bene, perché finora sono entrate più di 1700 persone e quindi devo dire che è un successo in questo periodo così, diciamo, segnato dall'emergenza sanitaria. Venite a trovarci. Molto bene, allora, e oltre a tutte le bellezze troverete anche, potrete ammirare la foglia d'oro, che un po' ti dispiace cederla. Assolutamente. Però vabbè, va al prossimo vincitore, quindi è un... sulla targa. Esatto, sì. Ah, ecco, sulla targa, è vero, esatto. Perfetto. Va bene, allora, villa meravigliosa, Villa Carlotta, io vi saluto da qui, grazie a Mantero. Allora, a ottobre, appuntamento orticolare ottobre. 2 di ottobre. Ok. Ci vediamo a Villa. Sconfiggeremo anche il Covid, assolutamente, ci sarà una... Proviamo. Sì, sicuramente. Grazie Mirko, grazie. Mariangela, grazie come sempre, e tutto da Villa Carlotta. Buongiorno amici. Arrivederci.